si è conclusa la grande assemblea pubblica degli Stati Generali del Mare, dopo due mesi di progettazione collettiva che ha visto lavorare assieme attori pubblici e privati. Si apre adesso la fase di attuazione, con obiettivi di medio e lungo termine per sviluppare l'economia, la cultura, la tutela e la fruizione del mare e della costa nell'area cittadina e metropolitana. Sono davvero soddisfatto del lavoro che è stato messo in campo, perché per la prima volta vedo una strategia sul mare che è fatta di piccole cose, come poter garantire la fruibilità di una spiaggia pubblica che prima era interdetta a una fruizione collettiva, come le grandi strategie che vanno dai progetti che abbiamo sul porto di Napoli, a Molo San Vincenzo, dove contiamo di chiudere questa annosa questione. Tra l'altro io domani, ti anticipo, ho un incontro proprio su questo col sottosegretario Gioacchino Alfano al Ministero della Difesa. L'oggetto dell'incontro è proprio il Molo San Vincenzo, perché noi vorremmo che prima della fine della legislatura questo governo ci dia il via libera su una proposta che voi avete fatto di immediata fruizione del molo con una progettazione partecipata, che è qualcosa di straordinariamente interessante. Mi piace anche l'idea che avete messo in campo su una strategia per captare ulteriori finanziamenti, perché sul mare ci sono opportunità rilevanti, così come la sinergia tra il cosiddetto mondo del pubblico e il cosiddetto mondo del privato. Gli obiettivi per il 2018 sono l'apertura di 3 spiagge libere e attrezzate nel territorio cittadino, il decoro e la valorizzazione dei piccoli borghi marinari con collegamenti via mare, la restituzione alla città del Molo San Vincenzo, la possibilità di celebrare unioni civili e battesimi in spiaggia. E poi, per rilanciare l'economia marittima, l'istituzione della consulta del mare con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, la ricerca di finanziamenti a supporto della Blue Economy e l'attivazione di un portale del mare con tutte le notizie dal Golfo. Dopo questi Stati Generali del Mare, che sono state veramente un successo della città per le innumerevoli iniziative messe a disposizione da tutti gli attori che lavorano sul mare, oggi noi partiamo con una progettualità condivisa sui fondi europei e regionali, quindi per non rimandare più indietro le risorse che noi diamo all'Europa e per appunto una progettualità e creare, diciamo, occupazioni start-up attraverso la risorsa mare, e poi immediatamente in collaborazione con Garella e con l'autorità portuale, con cui già abbiamo implementato dei tavoli per spiagge libere e attrezzate. Ci piacerebbe entro un anno vedere almeno la spiaggia di Mappatella Beach attrezzata con i servizi, libera, gratuita, ma ordinata, decorosa e con un ottimo livello di qualità di mare.